Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore, i primi cori dei tifosi, la consapevolezza di recitare su un palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club e loro, i giocatori, lo sanno. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo, ma è solo a questa partita che devono pensare ora, per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Meraviglioso il colpo d'occhio qui al Teatro dei Sogni, come comunemente ribattezzato l'Old Trafford di Manchester. L'attesa è finita, accomodatevi in poltrona, perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. È lo spettacolo che nessuno vuole perdersi. I 22 in campo dovranno scrollarsi velocemente di dosso la tensione della partita inaugurale. È del tutto normale, ogni grande avventura inizia con un bel po' di nervi tesi, ma una volta in campo conterà solo la conquista dei 3 punti. Diamo il via alla partita. Cercano spazio allargando il gioco. Se ne va. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Belletti riconquista la palla. Ferdinand. Ferdinand spinge cedendo il pallone lungo. Ronaldinho. Bella per Eto'o. Scodella in avanti. Rooney. Messi. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lungo passaggio in avanti. Tocco preciso. Conclusione. E c'è il palo! Che classe! Ottimo salvataggio! È stato bravo a ridurre le distanze e a sventare il pericolo, invece di attendere l'avversario tra i pali. Hanno deciso di aumentare subito il ritmo, vogliono aggredire immediatamente gli avversari. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Abbiamo già visto qualche occasione, la partita sta diventando interessante. Ronaldinho. Numero! Avanza, colpisce il pallone! E c'è il gol del Mechelen! Il Mechelen ci ha fatto vedere una bellissima azione. Gli avversari non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità. Thank you.
la partita inizia alla grande, subito gol. Ferdinand. Scholes. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sicuri in fase di palleggio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Può colpire. Si esprime in un buon intervento. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Allontana la minaccia. Prova a verticalizzare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Pallone lungo, in verticale. L'Aalborg sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Cristiano Ronaldo. E trova bene il compagno. È un grande riflesso qui. Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Lancio lungo del portiere. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Giggs. Palla allontanata senza troppi complimenti. Giggs. Soltanto rimessa laterale qui. Cross verso il centro. E il portiere ci mette una pezza. Ottimo disimpegno, la spazza via. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Messi. C'è la palla lunga in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. L'Aalborg ha ancora un po' di tempo prima dell'intervallo per spingere a caccia del pareggio. Ferdinand. Decidono di giocarla all'indietro. Giggs. Ferdinand. Apertura di gioco sul fronte opposto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Scholes. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La mette sulla sinistra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Pallone lungo in verticale.
si ferma qui la manovra. Scodella in avanti. Scatta verso il pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Si riparte per il secondo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Lungo passaggio in avanti. Bel tiro! Bel rete! Ecco il pareggio. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Ronaldinho. Ronaldinho. La gioca a sinistra. È davvero una bella serie di passaggi questa. La butta via e fa respirare la difesa. Cross in arrivo. Scholes prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi, capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti. Devi stare incollato a questi elementi, non puoi permetterti una sola distrazione. Cercano un'azione veloce. Ora sono in un buon momento, Fabio. Hanno trovato il gol del pareggio all'inizio del secondo tempo e possono anche puntare a vincere la partita. Cristiano Ronaldo. Scholes. Cristiano Ronaldo. Scodella in avanti. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. E perde il duello fisico con l'avversario. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Ronaldinho, il portiere dice di no, allontana il pericolo. La gioca in aria, spazza via.
e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. La butta in mezzo. La difesa se la cava con grande mestiere. Riceve la palla. C'è il tiro! Allontana la palla. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Ha spazio sulla fascia. Da lì può crossare. La gioca all'indietro. Occhio al tiro! Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Lancia il pallone in avanti. Belletti prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ronaldinho. Non poteva fare molto altro. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cristiano Ronaldo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sulla fascia, è libero. C'è la palla lunga, in avanti. Provano a partire in velocità. Pallone lungo, in verticale. Ronaldinho. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Alla peggio nello scontro di forza. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Rimessa con le mani. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Prova a tirare! Ha sprecato per la verità una grande opportunità. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. C'è la palla lunga, in avanti. Rooney. Eto'o. Ronaldinho. Belletti. Giggs deve fare in fretta, non manca molto. Ecco il tiro! Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio.
Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Non c'è più tempo, finisce qui. Non sembrano troppo soddisfatti di questo risultato. Volevano una vittoria anche per allentare la pressione e per rendere in discesa la strada futura. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Cominciare con un pareggio, una competizione come questa...